Abbiamo cercato di raccontare in un modo nuovo, più contemporaneo, quelli che sono i prodotti forse più caratteristici della nostra città in età antica. Tant'è vero che gli antichi chiamavano questi vasi prodotti nell'Arretium di circa 2000 anni fa Arretina Vasa. I vasi in terra sigillata Arretina sono una produzione tipica dell'Arezzo romana attorno all'epoca di Mecenate, adesso protagonisti del nuovo allestimento delle sale del Museo Archeologico di Arezzo con 29 vetrine e più di 300 reperti. E avevano un marchio di fabbrica, quindi attraverso questo timbro, questo che possiamo assimilare a un logo di oggi, possiamo conoscere i nomi di questi imprenditori, quindi Ateius, Perennius, Amurius e tanti altri. Un progetto sperimentale per offrire un percorso di visita con diversi itinerari storici e tematici personalizzabili. Una serie di informazioni e di descrizioni che fanno capire a tutti quanto da Arezzo nel primo secolo avanti Cristo, a cavallo della nascita di Cristo, ci sia stata una produzione che è diventata una sorta di franchising, una sorta di grande spinta propulsiva per l'imprenditoria aretina, dovuta anche al fatto che gli imprenditori aretini si erano assicurati l'appalto per la fornitura agli eserciti romani. C'è poi un cortometraggio animato rivolto al pubblico più giovane in italiano ed inglese e sottotitolato per i non udenti. Proprio per raccontare in modo nuovo, in modo anche veramente efficace questa produzione così importante. Questo cortometraggio animato è un cortometraggio di alta qualità, è stato presentato anche all'Archeofilm Festival di Firenze e poco tempo fa, è stato molto apprezzato ed è realizzato appunto da tecnici di alto valore.